Lo so, non sai niente di droni e hai paura di non capirci una sega di questo video. Non preoccuparti, il canale di Alex Giaroli non è mai stato pensato per veramente imparare qualcosa, piuttosto per divertire qualcuno, anche se oggi, grazie a questa incredible smart person, probabilmente qualcosa riuscirei ad apprendere. Io vi parlo di questo qui. Che cos'è? Sì, è un drone FPV. Almeno questo dovreste sapere che cosa significa first person view. Vi consiglio di vedere il mio video in cui lo svolacchio un po' e spiego le basi dell'FPV. E si chiama Mobula 7 HD, o almeno commercialmente che è la versione HD di un Mobula 7. Un Mobula 7 che cos'è? Un piccolo drone della categoria Tiny Whoop, quindi più piccoli, diciamo in assoluto, da poter svolazzare appunto usando un visore. Versione HD vuol dire che nativamente aveva una camera digitale e analogica nello stesso, diciamo, corpo, che vi permetteva di vedere ovviamente con estremamente bassa latenza e al contempo registrare un 1080-60 fps, qualità action camera da 30 euro del discount. L'azienda che l'ha prodotto, ovvero tale Happy Model, da essere felici non c'è un bel, si è detta: ma siccome ci è venuto così bene il modello Mobula 7, un Tiny Whoop molto quotato, perché non sbarliamo la concorrenza con il modello HD, che non ha solo l'HD, ma tanti altri upgrade che, se fossero stati implementati come Dio comanda, effettivamente questo drone sarebbe valso i suoi 140 euro, 130 adesso, 120, sta calando proprio in questo momento. Quello che succede se comprate questo drone adesso su un qualsiasi sito cinese è che vi ritrovate già alcuni degli upgrade che io ho fatto. Questo perché la stessa Happy Model, ma anche altri marchi cinesi che producono droni FPV, mandano il drone a testare, sapete a chi? Beh, i più lungimiranti, agli youtuber o comunque i piloti esperti, mentre quelli che non guadagnano neanche i soldi per fare una roba del genere, ai clienti. Quindi un tot di persone, tra cui io, hanno fatto da beta tester questi rimbambiti. Che cosa succedeva? Sicuramente appena lo avviate avete buona probabilità di bruciarlo senza neanche farlo staccare da terra. Questo perché loro, che sono proprio dei geni, in confezione vi danno questo. Che cos'è? Questa qui che tengo in mano? Beh, è una batteria a 3 celle, che per un Tiny Whoop è molto potente, che appunto, proprio perché è più potente, non mi va di scendere in termini tecnici, se voi la collegate, come una probabilità si brucia. Questo ovviamente mesi fa, perché adesso hanno messo la prima modifica, un bellissimo condensatore qui sulla pigtail, sulla coda del porco. Quindi bellissimo, no? Cioè uno collega il suo nuovo drone, che bello, e vai, tanani, ti, ti. Io, da veggente che sono, avevo comprato queste batterie da 2 celle. Che cosa vuol dire? Che sono meno potenti, sono comunque adatte a farlo volare e svolazzare quanto cavolo vi pare, quindi vabbè. Tra l'altro non bruciavano il flight controller, che bello. Se siete tra i fortunati a cui non si è bruciato il flight controller al primo avviamento, o al secondo, al terzo, ma non è proprio una scienza esatta, probabilmente dopo una decina di voli vi avrà già abbandonato l'HD. Intendo, sì, proprio la camera, la CadStartle V2 che avevano inserito per permettervi appunto di filmare con una qualità decente. Questa non è colpa di Happy Model, effettivamente il prodotto è difettoso ed è probabilmente uno dei pochi di CadStartle che si brucia sicuramente dopo qualche avviamento. Allora, una delle soluzioni è metterla nel forno, lasciarli 10 minuti, proprio il sensore. Stranamente non ha funzionato per me e quindi niente, ho abbandonato e sono passato a di nuovo un modello con solo qualità analogica, anche perché sinceramente mi andava di risparmiare spazio, peso e trovavo che la qualità fosse pessima comunque, senza contare col drone da ripresa, e quindi niente, non mi serviva una sega. La terza cacca che potete pestare è quella dei motori. Eh sì, non hanno azzeccato neanche quelli. Questo qui è un drone, quindi funziona con 4 motori brushless, in questo caso molto piccoli, molto tenerelli. Il problema cos'è? Che per gestirli vi servono 4 ESC. Ok, in un drone normale li potete mettere sui braccetti qui, oppure sono su una scheda interna. In questo caso, siccome lo spazio è risicato, sono stati messi dal lato opposto del flight controller, quindi avete una scheda che fa tutto. Fantastico, peccato che se vi si è già bruciata 2 volte, vabbè, ci va bene. Io non so
se veramente testano i loro prodotti, però ecco, molto semplicemente hanno scelto dei motori troppo potenti per i loro stessi ESC, quindi niente, li bruciavano. E se uno si brucia, beh, sono bruciati tutti, anche bruciata l'intera scheda, e devi buttare via tutto, sono 45 euro ogni volta che volete comprarla. A un certo punto P-Model comincia a sentire il fettore di sta faccenda e va a scrivere su Facebook dei post, uno separato dall'altro, uno che risolveva o ti diceva come risolvere un problema del drone. Quindi se avevi il problema dei motori devi fare questa cosa, se avevi il problema della scheda che si brucia devi fare quest'altro, eccetera eccetera eccetera. Quindi altra ideona dei geni di P-Model, che dopo aver trucchiazzato il culo vogliono replicare, vendevano per, va bene, un prezzo diciamo simbolico, $15 mi sembra, se li dovevi contattare via mail, una cosa particolare, un kit di riparazione che includeva 4 motori meno potenti, quindi adatti per la loro scheda, ti dava un nuovo frame, non ho capito perché, anche se, cioè, non ha difetti questo frame, vabbè, comunque vabbè, e ti dava anche una nuova pigtail, è questo pezzetto qui, praticamente il pezzo a cui voi connettete la vostra batteria e che porta l'energia dentro la scheda. Ok, come vedete ha un'aggiunta, questo condensatore. Questo condensatore serve per evitare che il picco iniziale di tensione, quando andate a connettere appunto la batteria, bruci il regolatore 5 volt, che a quanto pare è una mezza sega, e quindi vi costringa a buttare tutta la scheda. Cioè, la mia storia non è quella che vi sto raccontando, la mia è andata in maniera diversa, però mi immagino la frustrazione di persone che hanno comprato 4 volte una scheda, e io le ho viste sui gruppi, gente che ha seguito i loro consigli e non hanno funzionato, gente che, ma veramente gente che prenderebbe il proprio drone così proprio e lo lancerebbe in testa. La mia storia in breve è che ho rotto un motore perché li cablano col culo, ho bruciato 2 flight controller, infatti questo è il terzo, ho bruciato la camera, ovviamente come tutti, e ho rotto anche l'antenna, e adesso sono qui. Questo drone che vedete qui non mi va neanche di chiamarlo Mobula 7 HD, se dovessimo andare avanti con i numeri sarebbe un Mobula 8. Beh, veniamo al punto del video. Le modifiche che ho fatto io a questo drone sono veramente tante, a cominciare dal cablaggio completamente rifatto, anche perché ho tolto un'intera scheda, quindi ho dovuto, ma soprattutto quello che potete vedere, perché internamente è difficile, è il cablaggio esterno. Voglio dire, oltre ad aver messo ovviamente la pigtail, come hanno detto loro, e i motori depotenziati, ho portato i cavi dei motori sostanzialmente qui. Cioè li ho accentrati qui e poi vanno dentro. Questo perché? Perché i cavi, come li avevano messi loro, erano troppo molli e si rischiava di tranciarli. Inoltre ho messo una protezione stampata in 3D. Sostanzialmente P-Model non si è preoccupata per niente del cabling del proprio drone. Cioè alcuni fili, anche importanti, ma sono tutti importanti, andavano vicinissimi alle ventole, e vi sto parlando di decimi di millimetro, cioè era sicuro che al primo schianto contro un albero li aveste tranciati. Tra l'altro anche lì P-Model ha consigliato di tenerli lontani, cioè non è che fai i lavori bene, fai i lavori col culo, lo straculo, non li provi e poi vai a dire alla gente non guardate, colpa vostra, dovreste stare attenti. Poi ho cambiato, come ho detto prima, la camera, adesso è una CAD Turbo EOS 2 mi pare, una 1200 TVL molto economica, molto leggera e anche stretta in termini proprio di spazio occupato. Infatti era talmente piccola che ho dovuto qui mettere delle viti più lunghe per riuscire a tenerla ferma. Comunque è stato un ottimo acquisto perché si vede da Dio, e l'unica cosa che non fa ovviamente è registrare in HD, ma ripeto, non mi interessa. Ho anche modificato l'antenna perché la loro antenna faceva abbastanza cagare, l'ho tranciata dopo molto poco. Questa qui è molto più lunga, quindi va più in alto, si vede da tutte le angolazioni del drone, e è protetta meccanicamente da questa qui, dalla plastica. Altra cosa, ho cambiato il colore delle ventole, ma questo vabbè, sono fatti miei, li ho preso più che altro come ricambio. E ultimo upgrade, che questo è veramente importante, sono queste due antennine, che in realtà dove vanno? Vanno dentro alla ricevente che ho comprato io da 11 euro. Non è che il drone di per sé non ce l'avesse la ricevente, ce l'aveva, e aveva anche un'antennina stupidissima qua sotto che faceva talmente schifo che tu facevi 20 metri e probabilmente il drone ti cascava senza un motivo valido. Quindi ho rischiato di romperlo tante volte, a un certo punto mi sono detto spendo 10 euro, la metto lì.
da questo punto di vista Happy Model ha fatto un fly controller che aveva tutte le porte necessarie. Ovviamente devi saldarti tu su pad da 0,5 mm, però insomma si poteva fare, i fili adatti a riuscire a installare una ricevente esterna, che poi ho posizionato in questa maniera di modo che non c'è praticamente lato in cui almeno una delle due antenne non sia visibile da me e dal mio radiocomando, e quindi è ottimo, e adesso la ricezione è perfetta ed è anche affidabile, così come la qualità video. Infatti l'unica cosa che ho ottenuto è la loro videotrasmittente, che non è male, è una 200 mW, e cioè la potenza necessaria a farlo andare penso anche a 1 km, anche se non ho mai provato. Penso di aver detto abbastanza, volevo parlare di questa cosa perché a me sarà anche passata l'incazzatura, però effettivamente il lavoro fatto da Happy Model è stato veramente scandaloso. Non ha rimborsato niente, l'unica cosa che vi faceva è che potevate dargli indietro il fly controller rimbustandolo, pagando la spedizione in Cina, e loro valutavano se darlo indietro, quindi una cosa veramente scandalosa. In tutto mi è stato rimborsato tutta la camera da Banggood più un fly controller, quindi 130 euro l'ho pagato, 100 euro mi hanno dato indietro, altri 45 ho dovuto spenderli, altri 10 ho dovuto spenderli, diciamo che più o meno, sì vabbè, l'avrò pagato sugli 80, massimo 90 euro, che è poco più di quello che paghi un Tiny Whoop normalmente, se non per il fatto che questo gli fa un culo 4, perché ha delle feature che di solito i Tiny Whoop non hanno, quindi vabbè, buona lì. Signori, io per questo video ho finito, immagino, spero non sia stato troppo noioso, ma anche se fosse non me ne frega niente. E detto questo, se vediamo.